Suonare il pianoforte è ispirazione. Il pianoforte è il mio sogno e con Simone si suonare il pianoforte realizzare. Mi aiuta a vedere i colori soltanto premendo dei semplici tasti in bianco e nero. Incredibile. Suonare il pianoforte mi regala delle emozioni uniche e mi fa star bene. Suonare il pianoforte è fantastico. Ti fornisco alcuni esercizi facilissimi per pianoforte. Esercizi per fare cosa? Per migliorare la tua coordinazione tra le mani, quindi come mettere insieme mano destra e mano sinistra. Spesso all'inizio gli studenti hanno una grande difficoltà, che è quella di mettere queste due mani assieme. Sì, ma quale mano devo guardare? Quale mano devo pensare? Come faccio a suonare contemporaneamente? E cosa faccio quando le due mani dipendono troppo l'una dall'altra? Ecco, hai bisogno di fare tanta pratica. Per non lasciarti con questa frase del Kaiser, hai bisogno di tanta pratica, semplicemente ti do degli esercizi da fare. Innanzitutto ti do il benvenuto in questo video e il bentornato se già mi conosci. Io sono Simone Cangiano, il creatore di questo canale Aspirante Pianista, e aiuto gli adulti che vogliono imparare a suonare il pianoforte a far capire loro che non è troppo tardi e possono imparare a suonare il pianoforte. Se ti fa piacere avere il mio metodo, un metodo all'interno del quale ci sono già una cinquantina di studenti e stanno avendo tutti enormi risultati, se ti fa piacere imparare a suonare il pianoforte con un percorso che ottimizza il tuo tempo, quindi niente dettagli inutili e cose che non ti serviranno mai, ha degli esercizi pratici, ha delle guide, ha il mio supporto, facciamo le live di gruppo tutti assieme. Se ti fa piacere avere questo percorso, vai su aspirantepianista.it e lo troverai. Oppure puoi cliccare qui in alto nelle schede informative o il link in descrizione e ti lascio direttamente il link per acquistare il corso. Ora, partiamo con l'argomento di questo video. Saranno gli esercizi semplici da spiegare, infatti non ho messo neanche la ripresa dall'alto. Cosa devi fare? Prendiamo entrambe le nostre mani e le mettiamo in posizione di Do. Cosa vuol dire? Che la mano destra la mettiamo su Do, Re, Mi, Fa, Sol. Inutile che ti metto la ripresa dall'alto, tanto è abbastanza banale. La mano sinistra, Do, Re, Mi, Fa, Sol, l'ottava sotto. Ok? Benissimo. Partiamo con il primo esercizio, che è super facile. Primo esercizio è che devi suonare le stesse note con entrambe le mani. Quindi entrambe le mani suonano il Do, entrambe le mani suonano il Re. Quindi questo è l'esercizio di livello 1. Ripetuto due volte, tu potresti anche ripeterlo 3-4 volte, che ti sarà sicuramente molto di aiuto. Io lo ripeterò di meno per non farti perdere tempo nel video. Questo è l'esercizio di livello 1. Ti invito a cliccare su il video in pausa e provare ad eseguire questo esercizio. Ora andiamo all'esercizio di livello 2, ok? L'esercizio di livello 2 è due note con la destra, una con la sinistra, cioè Do, Re, e qua invece solo il Do. Ti faccio sentire. Vedi, qui ho suonato una nota con la sinistra e ne ho suonate invece due con la destra. Ok, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re. In questo modo, due note con la destra, una con la sinistra. Questo è l'esercizio di livello 2. Metti in pausa il video e procedi. Ora vediamo, esegui l'esercizio. Ora vediamo l'esercizio di livello 3, che è molto semplice da spiegare, perché semplicemente dobbiamo invertire due note con la sinistra, una con la destra. Bruttino a livello di orecchio, nel senso che non suona benissimo, ma dai, l'utilità ora non è farlo suonare benissimo, un esercizio breve giusto per la coordinazione delle mani. Quindi abbiamo fatto esercizio livello 0, livello 1, destra due note, sinistra 1, livello 2 viceversa. E già puoi trarre molti benefici da questi esercizi. Se riuscissi a prenderti un minuto prima di suonare il pianoforte e fare tutti i giorni questi esercizi, già avresti enormi benefici. Andiamo avanti, livello 3.
Ora è molto semplice da spiegare, spiegati i primi. Perché? Perché ora dobbiamo fare tre note con la destra, una con la sinistra. Ok, hai capito? Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, ok? Potresti avere un po' di difficoltà con il ritmo, nel senso che la mano sinistra entra sempre su note diverse della mano destra, quindi ti consiglio di contare in maniera molto sicura 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, e sull'1 interviene la sinistra, ok? Spero di essere stato chiaro, prova a suonarlo così che almeno lo sfrutti e spremi questo esercizio e prendi tutte le utilità che puoi. Ora, viceversa, livello 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi, tre note con la sinistra, 1, 2, 3, e sull'un invece c'è una della destra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? E così via. Metti in pausa il video e prova a suonare questo esercizio. Ora, ce ne sarebbero altri due, ma sono molto molto simili alla fine, stiamo solo aumentando la quantità di note. Facciamolo, dai, stavo pensando se farlo o meno, ma facciamolo. Io ti consiglio, già qua puoi fermarti e fare tanta tanta pratica, ma ti consiglio altri due esercizi. Quattro note con la destra, una con la sinistra. 1, 2, 3, qua. 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 Lascia stare i movimenti esagerati che faccio, è per trasmetterti, per farti vedere in maniera palese tutto. Non dovrai mai alzare la mano in questo modo e fare col dito così. È proprio per, se non fosse chiaro, proprio per lanciarti in faccia proprio quello, il ritmo, ok? Come le devi suonare le cose. Il livello successivo, se non sbaglio, il quinto, se non ricordo male, è quello di fare viceversa. Quindi quattro note con la sinistra, una con la destra. Ok, abbiamo terminato, questi sono tutti gli esercizi, te ne ho dati un bel po', ma in realtà come hai visto sono pochi, è solo che facendo anche il viceversa e non saltare il viceversa, perché non dobbiamo diventare dei mostri con la mano destra, dobbiamo diventare dei mostri con entrambi le mani, non fare che te la scampi e fai solo con la mano destra come fanno molti, anzi oserei dire spingi più con la sinistra, perché di solito già la destra gli diamo un po' di steroidi, la sinistra invece ce la dimentichiamo proprio, quindi mi raccomando, dai il giusto peso, anzi anche un pelino di più alla mano sinistra. Spero di averti aiutato con questi esercizi, mi dispiace che non ho potuto mettere la ripresa dall'alto, ma mi sembrava anche irrilevante, però ho avuto dei problemi con la fotocamera, vabbè lasciamo stare, spero comunque di essere stato abbastanza chiaro. Fammelo sapere nei commenti se ti fa piacere e ti ricordo che se sei un adulto, vuoi imparare a suonare il pianoforte, hai poco tempo a disposizione, c'è il mio percorso di pianoforte completo su aspirantepianista.it, oppure te lo lascio in descrizione o nelle schede qui in alto, dove puoi imparare a suonare il pianoforte partendo da zero, con esercizi, guide, video lezioni, supporto con me, live dove ci vediamo tutti insieme con gli altri studenti, hai un gruppo proprio di chat con tutti gli studenti dove si condividono difficoltà e tanto altro. Insomma, è una vera famiglia questa di Aspirante Pianista che si sta creando. Ringrazio tutti gli studenti del corso, qui ci tengo a ringraziarli nel video. Ci vediamo quindi alla prossima, se ti fa piacere ti aspetto all'interno del percorso completo. Ci vediamo alla prossima e un saluto, ciao!